Ciao a tutti, sono Monica Sirelli dal sito www.eft-azione.it, dal canale YouTube EFT Azione e dai social Facebook e Instagram Monica Sirelli. E parliamo oggi dell'attaccamento. L'attaccamento che cosa significa? Significa che quando noi teniamo a qualcuno, a qualcosa, dentro di noi si sviluppa una sorta di paura. La paura di perdere questa risorsa, la paura di perdere ciò che noi vogliamo, e questa paura profonda ci spinge ad azioni di attaccamento, ad azioni che sono in un qualche modo limitate, ad azioni che nascono da una meccanicità dentro di noi, da una reattività dentro di noi, anziché da una propositività dentro di noi. E ovviamente questo genera anche una vibrazione di perdita, genera anche una vibrazione di mancanza, perché naturalmente l'attaccamento non ce l'ho rispetto all'ossigeno, che in fondo è la cosa più importante al mondo. Perché? Perché ovviamente ce n'è in abbondanza e credo di poterne avere per sempre, è pure una cosa utile, ma ce l'ho rispetto alle risorse che credo scarse, che credo uniche. Ok, col principio proprio di scarsità, di unicità e ovviamente a cui sono particolarmente mentalmente attaccata. Il che non vuol dire non tenere i propri obiettivi, non tenere alle persone, non tenere alle proprie situazioni, alle proprie cose, alle proprie realtà, ma significa semplicemente viverli da una condizione di fiducia nella vita, di fiducia nel movimento. E questa fiducia è qualcosa che noi possiamo anche sviluppare nel caso in cui non l'abbiamo avuta finora, proprio per poter vivere ogni cosa in modo molto più sereno. Anche la questione, per esempio, a volte dell'attaccamento alle persone, della gelosia, spesso è proprio la generatrice anche di una situazione di infedeltà, perché ovviamente io magari sento che una persona ha una certa predisposizione, probabilmente, ma il mio caricargli, il mio proiettargli continuamente un certo tipo di atteggiamento lo spinge poi, spinge questa persona verso anche questa direzione, in un continuo principio ovviamente di co-creazione. Quindi riuscire a rimanere rilassati ci permette di accettare le cose che non possiamo cambiare, perché alcune cose, ricordiamoli, visto che siamo in un sistema comunque collegato con altri, possono essere cambiate, ma alcune anche no. Quindi quelle che non posso cambiare le posso accettare, ma posso fare il meglio che posso e star comunque bene, e quelle che posso cambiare, come le posso cambiare e in che modalità e in che tempi. Quindi prima ci distacchiamo dalla paura, prima entriamo nel non attaccamento a cose, persone e situazioni e prima raggiungiamo ciò che vogliamo. Proprio in una sensazione contraria, che è quella: se non sono attaccato la perdo, perché spesso anche in me, quando sono stata attaccata a qualche situazione, era vabbè, ma se mollo, allora nella resa vuol dire che non mi interessa. Ricordiamo che resa, non attaccamento, non significa che mi va bene ciò che sto accettando, significa solo che sto smettendo di lottare per salire a un altro livello, vederla da un altro livello, potremmo dire da sopra, per poi definire che cosa vogliamo fare. Ok? Quindi partiamo col punto karate proprio subito, e anche se pensate a questa situazione in cui siete attaccati, io sono attaccato a questa situazione e non so cosa fare, io comunque ora mi apro alla possibilità che tutto possa cambiare. Facciamo un respiro sopra la testa, questo profondo attaccamento a questa situazione che non voglio lasciare andare, che ho paura a lasciare andare, centro dell'occhio, che penso che una volta lasciata andare andrà peggio, la perderò, sto aiutando la perdita, il distacco, la sconfitta. Lato dell'occhio, questa consapevolezza limitata che mi spinge ad essere attaccato, attaccata a ciò che voglio, a chi voglio, sotto l'occhio, e sentite all'interno del corpo proprio questo attaccamento. Sentitelo proprio dentro di voi. Quindi fate un bel respiro, chiudete gli occhi, proprio questo attaccamento in voi. Dov'è più forte? Dove lo sentite? Dove sentite questa tenacia, questo attaccamento, questo gancio fisico? E concentrandovi sul punto, fate sotto il naso, recupero tutta la mia energia vitale legata a questo attaccamento profondo
e la riconduco al giusto posto in me. Un bel respiro. E sentite se c'è stato un distacco, se c'è la parte in voi sotto la bocca che sta ancora resistendo. Permettetevi di ascoltare la parte che rimane attaccata, la parte che ha paura di mollare, la parte che crede che l'attaccamento serva al risultato. Clavicola. Posso sapere con assoluta certezza che è così? Che l'attaccamento produrrà più risultato? E se esistesse una strada migliore? Punto del timo, tutte le cause dell'attaccamento. Sotto l'ascella, tutto questo attaccamento, questa profonda paura che c'è sotto l'attaccamento. La paura che condiziona tutti i miei comportamenti, che condiziona la mia vita, che mi toglie libertà, serenità, a volte sonno, sotto il seno, questo profondo attaccamento, questa profonda paura. Tra bacchiera, questa paura di entrare in contatto con me. E di vedere la realtà. Ho veramente bisogno dell'attaccamento? Gamut. Se non avessi attaccamento, conserverei comunque questa situazione, questa cosa, questa persona, questo risultato, questo stato. Punto delle dita. E mentre fluisce dentro di me la fiducia, l'amore, la libertà mi aprono un nuovo livello. Come sempre, ogni occasione è buona per accedere al livello superiore e vedere le cose completamente in modo differente. Se vedete che con questo audio quella cosa migliora, sfacendolo lo sentirete, capite che anche questa tecnica può esservi utile, magari anche negli incontri individuali, ma proprio a lavorare ancora più profondamente o anche incontri di gruppo, gestiti però chiaramente da un nostro insegnante. O da me, naturalmente. Ok? Buona pratica, a presto!